venite pur qua davanti perché così adesso mi fate qualche domanda che diventa più interessante perché è un confronto di opinioni. Io non ho la penna blu o rossa di correggere le opinioni altrui, cioè è la mia idea su questo tema che mi è stato affidato, ma non, come vi ho detto prima, non c'è nessuna presunzione così di fare professore. Se ci sono delle domande, qui c'è il microfono, perché alle 6 la trasmissione poi... C'è qualcuno che ha delle domande da fare? Prego. Avvicinatevi magari, che così facciamo più gruppo. Ha parlato di sensibilità all'ambiente, però sappiamo che da tanti anni che il maggior inquinamento lo portano gli allevamenti di bestiame riguardo l'inquinamento. Visto che lei ha parlato di sensibilità all'ambiente, che cosa ne pensa? Io il microfono ce l'ho, parlo con questo. Beh, le posso dire anche abbastanza brevemente. Credo che il problema che abbiamo oggi di lavoro e di finanza, cioè che non ci sta la lira, sia un decimo più piccolo del problema ambientale. Credo che sia il problema ambientale, nessuno riesce neanche ad immaginarlo quanto è grave. Quindi è un problema drammatico. L'attività dimensionalmente più, sto dicendo delle cose forti, quindi il paradosso deve servire per ragionare. L'attività che inquina di più è l'agricoltura, perché l'agricoltura occupa il 38% della superficie terrestre. L'agricoltura non è un ecosistema, è un ecosistema manipolato dall'uomo, perché la natura non è fatta per produrre e portare fuori. La natura, quando l'uomo, prima della scoperta dell'agricoltura, in tutto il pianeta c'erano 2-3 milioni di persone, forse 5. Quando è nata l'agricoltura 10.000 anni fa, qual è che è la più grande rivoluzione della storia dell'uomo? Se non fosse nata l'agricoltura, noi non saremmo qua oggi, non sarebbero esistite le città, non sarebbe esistita la diversificazione delle attività. Quando nasce l'agricoltura, mentre prima l'uomo era nomade, in piccoli gruppi di 3, 4, 10 persone, andando a cercare il cibo, nel momento in cui lui riesce a coltivare delle piante, alcuni coltivano, altri si possono dedicare ad altre attività. Questo è il concetto. E l'agricoltura è nata perché scarseggiava il cibo. Si è posto il problema che invece di andarlo a cercare, di poterlo. Prima si sono allevati gli animali e poi si sono allevate le piante. Ok? Quali sono state le prime piante che sono state utilizzate dall'uomo e perché? Lo sa? Sono stati i cereali, perché si conservano. Una mela o un grappolo d'uva non lo può conservare. Forse oggi lo conserviamo qualche mese con i frigoriferi o con l'anidride carbonica, ma un cereale avete visto che dura anche 1000 anni e può germinare. Al mio paese, non so se germineranno, hanno fatto degli scavi sotto delle serre di meloni e hanno trovato delle tombe che risalgono a 3500 anni prima di Cristo. Hanno trovato dei cereali, probabilmente farro, e adesso è stato inviato per guardare il DNA all'Università di Padova. Quindi sicuramente il tema ambientale è il più grosso problema che ha l'umanità. Le ho fatto l'esempio all'inizio, le ho parlato di un libro e di un tema, di una città che si chiama Leonia, che è un libro che è stato scritto da un famoso scrittore, che era talmente ricca, ma produceva talmente tanti rifiuti, che è morta scoperta dai rifiuti. Quando io ero un bambino, sapete quanta gente abitava nelle città? Il 10%. In Italia oggi probabilmente abita nelle città il 74%. Nel mondo abita oltre il 51%. Tra poco il mondo sarà fatto non più dagli stati, ma delle megalopoli. Lei sa che in Cina ci sono delle città che hanno oltre 30 milioni di abitanti? Ne ho visitata una io e il nome nessuno l'ha mai sentito, Chongqing o un nome di questo tipo, ecco. Tokyo ha 34 milioni di abitanti.
Quindi questo è un grossissimo problema, cioè il modello di vita ha creato urbanizzazione, l'urbanizzazione esaspererà, ecco perché bisogna recuperare, non è che torniamo tutti nei paesi dove io faccio le sagre, però il concetto di piccola comunità lo si può estrapolare al quartiere dove abitano a Milano i suoi figli per creare relazioni e comunità, perché abbiamo creato un mondo, e dopo torno al mio tema, ma ho cercato di rispondere, quindi il problema ambientale è drammatico. Mi dica pure se... Sì. Meno, quindi questa sarebbe una soluzione costo secondo... ambientale sarebbe una 16 volte un chilo di cereale costa un chilo di carne, avremmo anche risolto la fame nel mondo probabilmente riguardo sì. I cereali, certo. Che sono l'alternativa, certo. Alla carne, certo. Senza poi contare gli effetti collaterali in termini di salute. In termini di tutto, per cui insomma, certo. Il cereale, io appunto riprendo il certo. Cereale che è l'alternativa alla carne e anche all'economia. Certo, sia da un punto di vista salutistico, sia da un punto di vista ancora di più ambientale. Ma se voi guardate, oggi, quando io dico ironicamente che il Signore è la salvezza dell'umanità, perché rappresenta l'imprenditore, se voi andate a vedere, è molto interessante perché oggi le informazioni sono a portata di tutti, quali sono le aziende che hanno fatto il maggior sforzo per divulgare la sensibilità all'ambiente, e per loro lo fanno per immagine, perché io resto dell'idea che la pubblicità tradizionale ripetitiva morirà, la vera pubblicità sarà la serietà, perché le aziende che avranno un rapporto con l'ambiente verranno scelte dal consumatore finale che è informato. Se voi avete visto la piramide dei consumi di alimentari negli ultimi anni della che è nata in America, no? Cereali, ortaggi, bla bla bla, e di fianco c'è una piramide inversa, perché si vede che quelli, la carne, consuma 10 volte di più dell'ortaggio o del cereale. Quindi questo è importante. Voi sapete che sulla terra noi abbiamo accessibilità massimo il 2% dell'acqua, perché il resto è salata. Di questo 2% la metà è congelata, non è accessibile. Se non si sciolgono i ghiacci, ma se si sciolgono nel mare. Se si sciolgono nel mare, cambia il pH dell'acqua. Se cambia il pH dell'acqua, l'anidride carbonica non si scioglie più. Quindi su questo tema, se lo riterrete in chiave marketing, potremo fare un altro incontro. Perché è un tema che io come direttore di azienda lo sto sviluppando. Perché sviluppo un concetto di sostenibilità. Le dico i progetti sui quali sto lavorando. Io non pensavo alla sua domanda. Io sto lavorando tre progetti adesso. Primo progetto, è il quarto anno, per ridurre il consumo dei concimi ho introdotto dei batteri. Voi sapete che ci sono delle piante leguminose, il fagiolo, la soia, che se voi al momento della semina inoculate dei batteri, questi batteri fanno dei piccoli tumori e si crea una simbiosi. Io sono andato oltre, ho visto una ricerca, ma è già molto diffusa partendo dall'Australia, che anche se su quelle foglie strette, il frumento e tutto, irrorate dei batteri, siccome l'aria che noi respiriamo al 78% è fatta di azoto, riescono loro, noi non riusciamo, la pianta non riesce, perché l'azoto dell'atmosfera è in una forma non mangiabile, N2, il batterio ha l'enzima nitrogenasi per poterlo fare, e quindi posso ridurre del 30% il consumo del concime. Secondo progetto sul quale sto lavorando, sono un'azienda, sono un misero consorzio agrario, sto facendo il carbon footprint di alcune culture. Che cos'è il carbon footprint e il water footprint? È lo studio della quantità e del bilancio di anidride carbonico tra il mangiato, le piante per fare la fotosintesi mangiano CO2, è un cibo per le piante. Voi sapete che per fare zucchero ci vuole l'acqua, ci vuole la CO2, si forma lo zucchero, però ci vuole la clorofilla, perché se io mi metto in bocca queste due cose non riesco, hai capito Liliana? Ho capito. Quindi su questo concetto tutti troveranno vita,
per le loro aziende se faranno ste cose, perché presto bisognerà dichiararle. Dovrà dare le informazioni che devono andare sul QC code lì, i puntini per la lettura, perché il mondo sta crescendo. Se uno solo se ne accorge, fra un anno o due deve smettere. È come uno che costruisce carrozze e non si è reso conto che sono venute le macchine, o che fa macchine da scrivere e che non si è accorto che c'è un computer. Una mattina deve smettere. Ecco perché chi non lo farà oggi e non se ne accorge, fra due o tre anni è già tagliato completamente fuori. Quindi questo è un tema, è il principale, la sostenibilità ambientale tradotta in iniziative. Faccio un ultimo esempio, poi torno fuori dall'agricoltura perché è troppo stimolante. Avevo ieri sera un incontro su quegli ambienti. Ero a Iolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, in mezzo alle risaie, che parlavamo. Perché in mezzo alle risaie? Perché il riso che cresce sott'acqua cresce in un ambiente asfittico, si produce metano. Il metano è 21 volte più dannoso per l'effetto serra della CO2. Quindi quando io il dato del metano lo devo trasformare in CO2, devo moltiplicare per 21. Hai capito? 21. Quindi su questo concetto saranno le informazioni. Chi non ce le ha rischia di essere tagliato fuori, perché nel giro di poco tempo ci sarà questa selezione. Vi ho detto prima, comprare sarà un fatto sociale, non è più un fatto economico. Vendere e produrre sarà un fatto sociale, c'è responsabilità sociale. Noi anticipiamo solo, lui l'ha scritto anche sul libro del marketing 3.0. Questo è l'orizzonte, ma è già realtà. Le aziende più evolute, vi ho detto, tutte le grandi aziende, la Nestlé, l'Unilever, stanno lavorando su questi concetti. Il carbon footprint non è mica stato messo a punto da dei privati, degli universitari, è stato messo a punto da delle aziende. Una volta concepito che l'ambiente è il business del futuro, tu puoi fare profitto attraverso lavorando bene e ti fai pubblicità. Dove sta il peccato? Che fai profitto e interesse sociale. Se coincidono, hai anche un consenso sociale, o no? Questo è il punto d'arrivo. Non so se sono stato esauriente, se no vado avanti. Certo, ma questo è implicito che diventa salute. Poi sono risorse limitatissime, perché fra poco avremo il problema dell'acqua. Sapete quanta acqua consuma un uomo del Madagascar in una giornata? 10 litri. Sapete quanto ne consuma uno della California? 450. Quindi sapete che la California ha un problema d'acqua drammatico adesso. Se non la fanno venire dal Canada, fra 2, 3, 4, 5 anni avranno dei costi spaventosi, tra piscine e tra tutto quello che hanno. Quindi ci sono temi che a breve arrivano al pettine. Arrivano al pettine. È un tema urgente, però come sempre, quando io ho aperto, ho detto oggi abbiamo il problema, ma non è per colpa o perché sono ladri o perché sono mafiosi. La politica, come è organizzata, al di là del singolo merito o capriccio, è troppo lenta rispetto alle problematiche e alla velocità della società civile. E un'altra cosa, la maggior parte, se qui c'è qualcuno laureato, tu stai studiando legge, vero? La cultura della politica è più che altro più di tipo umanistica che tecnica, ma ci vuole anche cultura tecnica per interpretare l'effetto che ha sulla società. Le ho dato solo un assaggio, perché se no potremmo stare un'ora, perché è il tema del futuro. Uno non può fare azienda oggi se non ha il concetto di come può cavalcare l'ambiente. Oggi dico cavalcare, dopo se non ce l'hai non puoi sopravvivere, perché verranno delle regole brevi, perché si fa presto a fare una legge. Dice fate troppa anidride carbonica, signore, da questo momento lei respira, una volta sì, una volta no. Ha capito? Quindi respiri piano, faccia così, perché lei produce anidride carbonica. Si fa presto a fare una legge, si proibisce. Prima si tollerava tutto, adesso si va a tutto, avete visto, tasse sulle case abbandonate, tutto, non c'è mica problema. Il problema è che se c'è una cultura di massa diventa stimolante, non è più punitiva. Ecco la differenza. Se voi fate un progetto e coinvolgete la gente, anche la notizia non positiva diventa un elemento di percorso e vista in positivo. Diventa un passaggio per arrivare alla soluzione di un problema. Andiamo avanti, avete visto i prodotti, adesso cercherò di andare sulla filosofia senza fare dei doppioni. Io non so cosa avete detto le altre volte, ho capito che è un progetto turistico,
ma per portare della gente qui bisogna portare anche degli sponsor, bisogna portare degli imprenditori, perché se diventa un laboratorio, la Sagra per me non è un posto dove andare a mangiare, è un contenitore di cultura, è un contenitore di creatività, ma diventa creatività se è culturalmente strutturata per farla, perché non è che mettendoci assieme facciamo cultura. Oggi siamo in un mondo in cui ci sono informazioni, ma la troppa informazione non fa cultura, fa caos. E anche perché tutte le informazioni che vedete non sapete mica se sono vere, perché tutti possono pubblicare qualcosa. E quindi bisogna far crescere. Qui siamo sempre nell'ortica, portate pazienza, ma ve ne dovete mangiare qualcuno. Avanti, vai avanti. Ecco, una cosa importante che abbiamo fatto è stato il più bello di tutti, non è tanto originale perché abbiamo coinvolto 600 bambini, e cosa sono riusciti a produrre. Un gruppo ha fatto uno studio ambientale, un gruppo ha fatto tutti hanno il telefonino fotografico, un altro gruppo ha fatto una ricerca storica, sono venuti fuori delle pubblicazioni a livello europeo, perché uno con la professoressa di francese mi ha tirato fuori che Victor Hugo ha scritto un libro sull'ortica. Cioè, effettivamente, coinvolgendo la gente, con gli strumenti che ci sono adesso, si possono fare i miracoli. 600 bambini. Noi, l'organizzazione, ci faccio parte anch'io, li abbiamo gratificati con premi, gli abbiamo comprato una serie, perché oggi la tecnologia costa sempre meno, dare 10 o 20 mila euro a una scuola vuol dire risolvergli dei problemi, dargli un calciatore non fa niente, in una scuola che è il vivaio del futuro è una cosa interessante, cioè vedere questi bambini con corsi fotografici dentro al tema stanno venendo fuori delle cose bellissime. Vai pure avanti. Ecco, allora avevamo fatto sindaci, avevamo coinvolto un campione, un'altra Sagra che è qui presente. Questo viene da un paese, non è il sindaco, è il vice sindaco, che si chiama Voghera, non è la Voghera che c'è a Pavia, è un piccolo comune della provincia di Ferrara. La Sagra è stata dedicata all'aglio, è il primo DOP dell'aglio di Europa. Primo. C'erano 19 ettari di aglio. Col professore sempre che è del nostro gruppo, dal DNA, gli ha fatto la banca del seme, gli abbiamo lavorato, oggi è diventata un'attività economica del paese. C'è addirittura un industriale lì, rischia di rovinarsi, che ha investito 5 milioni di euro e ha fatto un'unità, ma se vanno fuori zona e perde la caratteristica, perde il suo valore di forza. Questo è il rischio che c'è. Che anche quando nessuno ci sta è un rischio, ma anche quando tutti ci stanno non riesci più a governarne l'autenticità. Avanti. Quindi queste erano, ve l'ho detto prima, quindi prodotto, cultura, natura. E sono i tre temi sui quali ho fatto laboratorio. Ecco, le ho detto prima come sono nate, quali le loro potenzialità, cercherò di vederlo nell'ultima parte che sto facendo adesso. Ecco, la globalizzazione l'abbiamo detto, globalizzazione ha creato dei disastri, ma ci ha anche aperto gli occhi sui problemi del mondo, perché non si vive col localismo, perché ci sono temi come il tema dell'ambiente e come tutti gli altri, come l'acqua, che non possono essere ignorati, sono temi mondiali questi qua. E quindi su queste tematiche la globalizzazione ci ha aperto gli occhi e ci sta offrendo, perché non è che sono due pensieri antitetici, sono due facce della stessa medaglia. Una volta si diceva, lo slogan del marketing era pensiero globale, azione locale. Adesso noi diciamo, soprattutto quando parliamo di nuovo, il nuovo nasce sempre nel locale e quando ha una grande dignità si diffonde in tutto il mondo. Io ho anche creato, così simbolicamente per stimolare, il Global Excellence Award. Dio, ma che parola! È una parola che però quando va su internet fa il giro del mondo. Cos'è il Global Excellence Award? Quando è che uno può, secondo la mia modesta visione, prendere un premio global? Può essere un locale che ha avuto un tale successo da una visibilità mondiale, o può essere uno grande che ha capito che si può valorizzare il locale. Pensate che dopo che ho scritto qualcosa, la città di Varese mi chiama, io non conoscevo mica nessuno, e ha dato il riconoscimento a un grosso finanziere, mi sono trovato come papà del premio,
ad un grosso finanziere che si chiama Aletti. Se uno si interessa di banca avrà visto le azioni Aletti, è una banca, è una banca grossissima, perché aveva investito molti soldi, spostandoli da altre attività, per recuperare borghi e cose varie. Un altro che gliel'ho dato, che è partito dal localismo, è un signore che si chiama, adesso il nome non mi viene in questo momento, portate pazienza, che è un veterinario, è diventato sindaco di un paese che si chiama Cherasco, in provincia di Cuneo. Era un signore, un veterinario con la paura degli animali, è un mio coetaneo, adesso è diventato amico, ma non mi ricordo il nome in questo momento, il quale con la lumaca ha fatto diventare famoso in tutto il mondo il suo paese. Sì, e il sindaco è diventato famoso in tutto il mondo, c'è un istituto internazionale che dà consulenza in tutto il mondo, il paese aveva 2 alberghi, ne ha 38 adesso, e tutti gli anni c'è un incontro mondiale. Quindi in questo caso un'idea e un tema apparentemente slow, perché pensate che era compagno di banco di Carlin Petrini, compagno di banco a Bra al liceo. Qual è l'emblema di Slow Food? La lumaca. Vedete? Le idee. Allora avevano, quando facevano liceo, cosa avrà avuto? 17 anni, 18 anni. Vedete come le cose poi si collegano tra di loro? Ok? Avanti. Quindi la globalizzazione, il localismo, l'abbiamo visto questa connotazione. Quindi il localismo, oltre che interessarsi del posto dove ci metto i piedi, perché se ognuno, se arriviamo al punto che ognuno controlla quel metro quadro che pesta, non c'è più un metro quadro inquinato. È vero questo? Il coinvolgimento della gente significa che ognuno può controllare anche verso gli altri che sia pulito il metro sul quale mette i piedi. E quindi questo è il concetto di localismo. Il secondo è coinvolgimento. Se voi avete questo bellissimo progetto ma non riuscite a far crescere il coinvolgimento e la condivisione della comunità, camperà finché c'è qualche contributo, poi è già morto. Ecco, quindi questo è il futuro. Il futuro è glocal. Glocal è un termine che hanno inventato i giapponesi. E come globalizzazione l'ha inventato quelli dell'economia. L'economia era una scienza sociale, è che gli è scappata di mano la finanza speculativa, che oggi governa il mondo, perché la politica degli stati non ha più nessuna influenza. Questo è il dramma. Cioè il giocattolo, il gioco, è scappato di mano. Questo è il dramma del futuro. Glocal è diventato l'argomento del mondo dopo l'11 settembre del 2001. Un avvenimento, e lo abbiamo rivissuto a Parigi con quel blitz che hanno fatto gli integralisti, abbiamo visto che oggi il mondo è interattivo. In qualsiasi parte del mondo succede qualche cosa, si ha l'effetto immediato, perché il mondo è tutto collegato. Quindi questi sono gli avvenimenti. Ecco, torni indietro. No, indietro, indietro. Ecco, questa è la data più importante che ci dobbiamo ricordare. Forse il 15, può darsi che mi sia sbagliato di 2 giorni. Io lavoravo a Parma, mi chiama la mia banca e mi dice: Adriano, è fallita la Lehman Brothers. Io non sapevo neanche che cos'era. Seconda parte, ma tu hai delle azioni della Lehman Brothers? Io non lo sapevo nemmeno, perché faccio parte di quel, non è che fossero delle grandi cifre. Ecco, questa è la data che ha cambiato la storia del mondo. Potremmo dire che questa data resterà per i prossimi 1000 anni famosa come il 12 ottobre del 1492. Cos'è il 12 ottobre del 1492? La scoperta dell'America. Ma perché ve la tiro fuori tanto che parlo di globalizzazione? Perché nel 1492 nasce la mondializzazione. Sapete quante cose sono successe dopo che Colombo è andato a fare quella gitarella con le 3 caravelle? Che tutte le culture americane, noi oggi campiamo col pomodoro, col mais, sono tutte culture che vengono dall'America. Quindi cosa vuol dire globalizzazione? Spostamento di merci e spostamento di persone, senza più, no? Noi in fondo come Homo sapiens mica abitavamo alla terza, abitavamo tra le top. Etiopia e il Kenya. Mio bisnonno, quello di 200.000 anni fa, io ho l'album di famiglia, è inciso sulla pietra, allora non c'era la fotografia, abitava lì, e quindi se è venuto a Ferrara si è spostato. Quindi non esiste un concetto siamo nati qua,
non esiste. Davanti. Come la prima pasta è stata fatta con grano duro della Crimea nel 1800 e qualcosa. Non c'era mica il grano duro qua, Lo sapevate questo? Ecco, adesso lo sapete. Spero che fortuna che hai avuto oggi. Ecco, il marketing, vi dico poche cose perché l'avete già fatto. Il marketing nasce all'interno delle aziende, quindi non nasce come disciplina didattica, nasce come aziende. E quando è che nasce il marketing e perché nasce il marketing, signora? Sì, per vendere, quindi dopo la prima crisi del 29 e del 30, che era una crisi di iperproduzione. È uno strumento interno che deve dare una mano alla vendita, prima in un modo, poi via via in un altro. Negli ultimi anni fare marketing significa fare pubblicità, fare manipolazione attraverso varie iniziative. Quindi oggi, facendo il paradosso, il marketing è sul banco degli imputati. Se non si rigenererà, e per rigenerarsi deve spostare l'ottica dal prodotto all'interesse sociale. Quindi potrai fare business, potrai fare margine, dovrai, perché se no chiudi, ma lo devi fare con una cultura nuova, l'interesse sociale, l'interesse collettivo. Questo sarà il parametro per cui la tua reputazione di azienda sarà il concetto che ti farà diventare da marchio, da a marca, da brand a marca. Quando è che diventa marca un marchio? Quando acquisisce un consenso sociale. Ma il consenso te lo dà l'altro, non ti riferenzi tu. Questo è un concetto estremamente importante. Quindi queste iniziative come la vostra servono a creare la nuova reputazione. Questo è il concetto di immagine del futuro. Ecco, su questi concetti le aziende che sono destinate a restare stanno già lavorando. E chi è che lavora per prima? Le grosse, perché hanno le specializzazioni interne per avere. Perché si è visto che per risolvere il problema la decentralizzazione è servita per 3 anni, ma quando tu il parmigiano lo porti in Cina non è più parmigiano, perché se è nato lì c'è un motivo e non basta sostituire la mano d'opera. Quando io in una giornata infelice, perché anch'io ho le giornate infelice che mi capitano le cose, a Trecenta nella festa del mais, in occasione di un convegno, ho spiegato che cos'era la creatività italiana. Dico, ci sarà pure un motivo per cui gli italiani con un suino creano tanta specialità. Un tedesco che ha avuto i maiali addomesticati nello stesso giorno, ti prende un suino, non ti fa tanta specialità, te lo mescola e ti fa un Wurster. C'erano 3 tedeschi in prima fila. Mi hanno quasi ucciso. Perché volevo spiegare la differenza. Noi abbiamo una grande capacità creativa, ma non riusciamo a darci un'organizzazione, probabilmente. Siamo dei faciloni, degli indisciplinati, dei donnaioli, non lo so. Questa è l'immagine che ha. Io sono stato in Uzbekistan, la prima cosa che mi ha detto in un villaggio sperduto, bunga bunga, appena sono andato là. Ci siamo creati in Uzbekistan, in mezzo al deserto. Ho detto no, grazie. Ecco, per dirti, quindi l'immagine italiana deve essere recuperata. Il tedesco, avete visto come fanno presto, sono disciplinati, però sono anche quelli che hanno fatto i campi di concentramento. Cioè la disciplina nel tempo poi crea altri tipi di problemi, insensibilità, possono solo comandare, ma non può andare così per sempre. Quindi qual è l'organizzazione che ci possiamo dare? Sicuramente dobbiamo inventare qualcosa di diverso. Se prima la contrapposizione ci serviva per difenderci da un pericolo che c'era, adesso abbiamo nuovi pericoli, abbiamo l'ambiente, abbiamo queste grandi migrazioni, abbiamo uno spostamento che quando la gente non ha da mangiare va a cercare dove c'è. Quindi ci vuole una interrelazione tra i popoli, tra tutti. Abbiamo creato l'ONU per quello, ma non avendogli mai dato potere. Avete visto i disastri che i francesi hanno creato in Libia quando hanno preso l'iniziativa loro? E che cosa succederà adesso con questi nuovi insediamenti? Non lo sappiamo. Una cosa è certa, che loro vanno avanti perché coinvolgono le loro popolazioni, ci stanno devastando in 3-4 anni. Noi che non coinvolgiamo le popolazioni, ma creiamo verticismo, non riusciamo ad andare avanti. Il mondo per funzionare dovrà diventare orizzontale, perché oggi
ci sono gli strumenti, perché dal Presidente della Repubblica all'ultimo cittadino il livello culturale è quasi lo stesso di informazione, quindi non si può più disattendere o non considerare questo aspetto. Se li coinvolgiamo abbiamo un qualche cosa di incredibile, mai successo nella storia dell'umanità. Credo che negli ultimi, dal 2008 e adesso, sono successe più cose della storia, di tutta la storia dell'umanità. Tanto per dare una risposta a lei, così spero di soddisfarla. Lo sa quanta energia consumiamo di più dal 45 adesso per ogni persona? 16 volte di più. 16 volte di più, ma siamo 4 volte di più rispetto all'inizio del secolo scorso, l'inizio del Novecento. Sa quanta acqua individualmente consumiamo di più? 10 volte. E quindi cambiamo il telefonino in media ogni 10 mesi, e la media, magari lei è da un anno e mezzo, quindi si aggiorni, è un anno e mezzo che ha lo stesso telefono, ragazzi, è una cosa vergognosa. Noi abbiamo lavorato, e qui una colpa spaventosa, ma è una colpa filosofica, non è una colpa individuale, è quella del marketing. Per poter stimolare siamo partiti dai bisogni. Un bisogno è un qualche cosa di quantificabile. Ho sete, potrò bere sta bottiglietta, ma non ne posso bere due, non ci stanno. Il desiderio è già un qualche cosa di più ampio. Se poi andiamo al capriccio, è un qualche cosa che viene in qualsiasi momento, improvvisato, stimolato. Tutto questo, oltre che a crearci dei devastanti consumi, ha creato, credo che la pubblicità più bella per dire questo è Garnier, perché tu vali, il concetto di individualità. L'individuo ha cercato di emergere, no? Abbiamo creato una società che prima era di tipo familiare, e non è che è passato un secolo da quando io ero un bambino. Adesso tu eri molto piccola, ma quando io ero un bambino in casa c'erano 3 generazioni, si campava con pochissimo, c'era una certa armonia, c'era qualche tensione come ogni cosa, ma c'era un senso di solidarietà. Oggi se un vecchio cade per strada a Milano lo scavalcano, nessuno si ferma, no? Cioè abbiamo creato un modello di società che, oltre ad averti copresto di immondizia e di inquinamento, ci sta facendo. Ecco perché abbiamo bisogno di nuovi paradigmi, di nuovi modelli. La Sagra, in un qualche modo, se fatta, e dopo vi do l'identikit di come dovrebbe essere una Sagra, secondo me, può diventare un momento comunitario di relazione, di creatività, quasi un totem, un simbolo. Ma ci dobbiamo lavorare coinvolgendo i ristoranti, perché il ristoratore è l'elemento che ha la cultura per trasformare i cibi. Vedete, c'è spazio per tutti. L'importante è che una volta che sono incanalati, cioè, avete mai visto, io sono un agricoltore, avete mai visto litigare un agricoltore se è della Coldiretti con quello della Confagricoltura? Mai come agricoltore. Ma provate quando sono rappresentativi voi, se riuscite a metterli assieme. C'è una gerarchia che neanche la Gestapo può immaginare. Ma pensate che risolve. Voi andate in Francia, dei sindacati ce n'è uno. Noi ne abbiamo 3 principali più altri 3 o 4. Uno dice bianco, uno dice nero. Stanno facendo. È vero che andare d'accordo non è una scelta individuale, perché se l'altro non vuole andare d'accordo, anche minche possibilità, eh. Alla fine si traduce in una conflittualità. La colpa è dell'altro, e quindi non si va più avanti. Quindi direi che su queste cose andiamo avanti ancora. Il marketing quindi nasce in America negli anni 30, in Italia arriva nel 1955, 56, 57, ma arriva non attraverso la cultura tradizionale. Non è che le università hanno portato il marketing. Il marketing è arrivato con la Procter & Gamble, è arrivato con la Colgate, è arrivato con queste società. All'inizio era pubblicità, e poi è diventato aiuto al commercio, e poi è diventato profit, ricerca, eccetera, eccetera. Oggi sta cambiando completamente. E quindi, definizioni. Il marketing che cos'è? È una scienza? È una parte dell'azienda? Potremmo dire che in passato era una tattica, quindi era un qualche cosa a breve termine, oggi è una strategia, perché è un direttore generale che dice che faccio sostenibilità nella mission, perché una mission di un'azienda è la motivazione sociale dell'azienda stessa.
chi la può fare? È come cambiare la Costituzione, ci vuole il consenso di una certa percentuale. Quindi vediamo quali sono. Society. Society è nato, diciamo, negli anni Ottanta, ma si sta sviluppando negli ultimi 10 anni. Perché? Perché se è vero tutto quello che vi ho detto prima, che abbiamo prodotto consumi, che abbiamo venduto ansiolitici perché l'individuo isolato, non più in famiglia, spesso con matrimoni separati, i single sono sempre di più, sono persone che quando manca il soldo in tasca sono soli. Quindi sono aumentati le vendite degli ansiolitici, come quando c'è l'influenza che si vendono gli antibiotici. Quindi adesso c'è da recuperare, il punto chiave è come recuperare la relazione tra le persone, perché non credo che la possiamo delegare solo a questi strumenti. La gente abusa di questi strumenti e quindi in ogni abuso è una patologia. Io quando vedo mia figlia che ha 2 figli, che appena è là che WhatsApp, mi viene il sangue alla testa, dopo sto zitto come ogni papà di questo mondo, ma mi rendo conto che perché questi documenti, se è vero che le fotografie si perdono, non ci sono più le fotografie, queste cose qui restano in eterno, sono persone che si rovinano perché durante la vita hanno, attraverso questi strumenti di social, hanno scritto talmente tante cose che quando uno li va a studiare diventano degli anormali, non trovano neanche più lavoro. Bisogna stare attenti perché diventano, come ogni eccesso, degli elementi. Però li abbiamo a disposizione. Questo è un fatto importante. Quindi il society è la capacità di mettere, è una parola composta, no? Come dire, non lo so, Teleton, visto che mi sono trovato a fare il presentatore alla sera del Teleton. La settimana scorsa mi hanno chiamato a fare il presentatore a Teleton e avevo Ron e tutti i cantanti, perché noi a Ferrara abbiamo il teatro dedicato da Bado e Bado è morto l'anno scorso, quindi a un anno abbiamo messo Teleton. Cosa vuol dire? Una parola composta che nasce da televisione e da maratona. Sapete dove è nato Teleton? Curiosità, tanto per parlare di socialità, di solidarietà. È nato negli Stati Uniti nel 1966, sapete chi l'ha fondata? Personaggio che conoscete tutti, Jerry Lewis, per aiutare dei malati, non so se avesse un figlio o qualcuno, che era ammalato di distrofia muscolare. In Italia è arrivata nel 1989-90 grazie a Susanna Agnelli, e serve a finanziare le malattie genetiche, soprattutto infantili, rare, che non hanno la dignità per poter motivare una ricerca né privata né pubblica. E quindi l'altra sera abbiamo fatto, non solo per Telefon, ma anche per un'associazione che si chiama ANFAS, che aiuta le famiglie che hanno dei figli con delle difficoltà, durante la giornata per sollevare il loro impegno. Quindi la socialità sarà il tema che potrà creare la reputazione di un'azienda. Quindi i suoi valori. Se deve essere bravo a fare i suoi prodotti, li dovrà fare in rapporto in equilibrio con l'ambiente, dovrà fare meno packaging possibile, perché ormai produciamo più confezioni che contenuto e ce ne rendiamo conto. Io me ne rendo conto, io sono solo io e mia moglie, perché i figli sono fuori, quando porto via le immondizie. Ma porco cane, ma è possibile che produciamo tanta plastica, tanto questo? Cioè è un qualche cosa di aberrante. Quindi qual è la soluzione? Che in futuro probabilmente ci saranno dei distributori per il maggior numero di cose, per cui con lo stesso contenitore ci dovrò andare, perché oggi la confezione è un qualche cosa di... Se voi prendete un etto di prosciutto, avete visto che è sottovuoto e ha un involucro che è di peso pari, ma quanto tempo ci vorrà per smaltire quella plastica, se non la recupero in un certo modo? Quindi questa è la scienza del futuro e sarà la nuova scritta che c'è dalla dottoressa davanti, assessore society. Marketing 3.0, questo è un po' un qualche cosa di veramente straordinario, anche se direi non mi soffermo molto visto che l'avete già affrontato. Market 3.0, qual era l'1.0, qual era il 2.0? Ve l'ho già detto, l'1.0 era il prodotto, il secondo era il cliente, il terzo è l'interesse sociale. Quindi oggi viviamo con l'internet ancora sul cliente, no? Che però fino adesso è stata una figura, dice faccio gli interessi del cliente, erano teorici.
Certo, certo. Quindi sul discorso della responsabilità sociale ci sarà moltissimo da dire. Volevo spendere due parole, e poi riprendo questi concetti, sul discorso del turismo. Il turismo sul quale voi state lavorando è un qualche cosa di estremamente interessante, ma anche di estremamente difficile. Di turismi ce ne sono di tanti tipi. Nella zona nostra, visto che c'è anche da voi, noi abbiamo un terreno, ad esempio quando mio nonno che veniva da Mantova, veniva in provincia di Ferrara, veniva in barca, ma non attraverso i fiumi, quindi siamo in zone di grandissima bonifica, quindi turismo, bird watching e di tanta altra natura. Diciamo che è l'unica attività economica che probabilmente ha ancora grossi potenziali. Considerate che a livello mondiale il turismo rappresenta, adoperando un termine, che il 10% del PIL, e si pensa che possa raddoppiare. Anche se oggi, con tutte le tensioni che ci sono, c'è una certa interruzione, quindi vedremo più un turismo locale che non i grandi scambi internazionali, perché oggi metà dei paesi del mondo non sono più visitabili. Andreste in gita nello Yemen? Andreste in Siria? Anche se ci sono dei buoni sconti, se tu vai ad Aleppo o a, come si chiama, io ho un amico siriano che abitava nella città dove è iniziata la guerra in Siria, lui aveva un palazzo di 6 piani con 40 attività dentro che le ospitava, non sono rimaste neanche le radici, neanche le cose. Quindi a livello di turismo diciamo che si è estremamente sviluppato, ma si sono sviluppati recentemente nuove forme di turismo. Dicevo prima, gli agriturismo in Italia sono nati in Alto Adige, in Trentino, è un po' come le Proloco. La Proloco è stato la prima esempio di marketing territoriale. Se io vi chiedo dove è nata la prima Proloco, lo sai? Dio buono, non lo sa. La prima Proloco in Italia è interessante perché basta chiederlo al computer che te lo dice. Aveva una manifestazione e siccome le Proloco, come le associazioni sportive, come la parrocchia, sono i coaguli in cui nascono le sagre e le fiere, no? Una società di sport, una parrocchia, un qualche cosa. La prima Proloco è nata nel 1881 in un paese della provincia di Trento, simpaticissimo, a 1000 metri d'altezza, che si chiama Pieve Tesino. Pieve Tesino è un piccolissimo comune, è un comune di 700 abitanti, il comune, non il centro. Però è un paese che ha un distaccamento di università, è un paese ed è nato grazie ai suoi abitanti. Bella forza. Gli abitanti di Pieve Tesino già nel 600 vendevano in giro per il mondo le stampe. C'è stato un periodo che i pochi abitanti andavano via, stavano via finché non le avevano vendute, andavano via con un pacco, finché non le aveva vendute non tornava a casa. E però erano diventati ricchi, perché se andavate a Parigi la libreria più importante era uno di Pieve Tesino. Quando sono andato a contattarli, perché sono rimasto impressionato, perché ho visto quella che era l'idea di base. Questi signori, uno in particolare, tornando a casa, voleva rendere più bello il suo paese e investiva i suoi soldi per la comunità, per renderlo recettivo quando invitava i clienti. Perché è anche diventato famoso Pieve Tesino? Perché il giorno che nasce la Proloco, sì, ma nasce uno dei personaggi più grossi, più importanti della storia italiana e europea per la comunità europea, Alcide De Gasperi. Lo stesso giorno, l'ho scoperto dopo, non lo sapevo mica io, vado a Pieve Tesino e vedo il monumento e scopro che lo stesso giorno, aprile del 1881, è nato anche Alcide De Gasperi, è nata la prima Proloco. Che ho avuto ospite, perché anche se sono pochi sono incredibilmente interessanti. Quindi se vi capiterà, oggi le Proloco sono tantissime, sono associate tutto, una parte, metà delle nostre manifestazioni è la Proloco che le organizza, soprattutto dove esiste la Proloco. E quindi è un altro ente di marketing territoriale, se lo sa fare ovviamente. E la prima che è nata era proprio di tipo marketing.
Naturalmente in questo concetto di marketing territoriale si è molto diversificato, perché si fa marketing territoriale, si fa marketing turistico quando si hanno degli alberghi, quando si hanno dei residence, dei campeggi, dei villaggi turistici, degli agriturismi, cioè ce ne sono a bizzeffe di queste cose qua. Il problema è che è cambiato il turismo, perché come vi ho detto prima c'è una ipercompetizione, ci sono regioni come l'Umbria e la Toscana che si sono organizzate prima, ce ne sono altre come il Trentino Alto Adige che sono più vicini ai mercati, e dove il concetto di ambiente che mi chiedeva lei è un fatto culturale che nasce nel tempo. Loro di fatto hanno un po' di hanno tanta natura con un po' di agricoltura dentro. Per cui se voi andate, vi do un numero, su 21.000 agriturismi che ci sono in Italia, la provincia di Bolzano ne ha 3.500. Sono nati lì intorno agli anni 70, 72, 73, proprio per completare questa idea di autenticità, perché in fondo un agriturismo che cos'è? È un turismo, è un qualche cosa che fa conoscere la cultura contadina, che era stata abbandonata negli anni del boom. Era quasi una cultura di serie B. Oggi è una cultura che viene rivitalizzata e ricalcolata. Ecco, anche questo è una cosa estremamente importante. Però vi ho detto prima che tutte queste iniziative, comprese la vostra, se non si riesce a portare prima le aziende del territorio, poi le grandi aziende nazionali, diventando voi un laboratorio, perché io dicevo prima, ho detto Rana, ma ho detto un nome, non ha nessuno. Rana, sapete che era un fornaio? Non è mica nato pasticcere, non è mica nato pastaio. Rana, che è della 1938, nel 1960, quindi a cosa aveva? 20 anni, 24, conduceva un forno assieme a due sorelle, comunque erano in tre fratelli. La mamma, che era la matriarca, chiama Giovanni e dice: Giovanni, qui non si campa tutti, tu bisogna che ti trovi un lavoro. Per cui lui prende la rappresentanza di una ditta di tortellini che andava all'epoca, non so se erano i Bertagni, c'era la pubblicità una volta. E siccome aveva, pur avendo fatto, non so neanche se si è diplomato ragioniere, col suo guzzino che girava, ha incominciato così, ha incominciato prima con delle signore che facevano i tortellini normali, poi ha introdotto un minimo di meccanizzazione, oggi è una persona che sta conquistando il mondo, perché ormai ha unità in tutta Europa. La sua notorietà è nata dal fatto che ci ha messo la faccia, mi raccontava, e lo ha raccontato poi anche in TV, quando lo invitavo alle mie manifestazioni, sono stato diverse volte anche ospite da lui, che all'inizio utilizzava la pubblicità con Pavarotti e con tutto, dice spendevo 1,2 miliardi in Francia o in Spagna, e lui vendeva i dischi, io non vendevo i tortellini. Poi un giorno gli viene l'idea di farsela lui. Quasi tutti pensavano fosse un attore, tanto che a un certo punto, se non so se vi ricordate la pubblicità, faceva la pubblicità con i grandi personaggi, Marilyn Monroe, cioè studiò una pubblicità per far vedere che lui non era un personaggio finto, non era un attore, la maggior parte pensava un attore. Adesso sta andando oltre, coinvolge i suoi collaboratori e tutti sono Giovanni Rana. Anche qui la comunicazione, però diciamo che sono... Ecco, sto per finire. Ecco, quindi sì, la persona comunque, considerate che in Italia credo che sia il terzo uomo noto dopo il Papa, e non so se c'è un secondo o se è lui il secondo. La stessa popolarità ce l'ha in Spagna, in Francia c'era la stessa popolarità, in Inghilterra è al decimo posto, in Germania, quindi il suo faccione finora ha funzionato. E quindi ha speso la faccia. La stessa cosa l'ha fatto Francesco Amadori, parola di Francesco Amadori, anche se sono entrambi due personaggi che si sono fatti da sole. Amadori, quando aveva 20 anni, girava con le uova e con qualche zecca e garbugli con 10 caponi. Ecco, oggi è un'azienda che fattura oltre 1,5 miliardi, ecco, tanto per dirvi. Altre famiglie come Gancia ci hanno provato prima di loro, ma mettendoci la faccia non hanno avuto quella popolarità, perché sono diverse le cose. Rana ha messo il personaggio, Amadori ci ha messo la responsabilità, parola di, se lo vedete è un omino alto così, brutto lo avete visto,
ma ha un carisma. Io ho avuto occasione di collaborare col Carnevale perché era uno dei main sponsor, ha un carisma, pur parlando pochissimo, che fa venire i brividi, veramente un uomo, un leader naturale, e infatti è riuscito a fare un qualche cosa di straordinario. Vuoi fare una pausa? O vuoi chiudere? Io non ho problemi, io ho degli argomenti, ne ho altri due, perché dobbiamo arrivare alla sagra ideale. Com'è? Allora, butto dentro prima quanti minuti? Ok. Allora, vai avanti, andiamo nell'ultima parte. Vai avanti, queste qui le guardiamo dopo. Andiamo nell'ultima, ecco, venite qua. Questo è lo slogan. 3 anni fa, giocando un po' sulle parole, ho disegnato questo slogan: sfrutta la sagra. Naturalmente in un primo momento l'ho utilizzato sul concetto di ortofrutta, si presta molto bene, e ho fatto una serie di interventi, mi sono fatto disegnare un logo: sfrutta la sagra, cioè una campagna in favore della frutta. In fondo lei diceva che la carne, oggi c'è una tendenza verso un consumo più vegetariano, che è più salutistico, che ha tanti altri vantaggi, non ultimo quello di avere un apporto ambientale. Cioè, se mangiassimo tutti, voi pensate che i cinesi hanno già triplicato il loro consumo di carne, se tutti i cinesi dovessero mangiare la carne che mangiamo noi, non so se è 40 kg, il pianeta scoppia. Pianeta scoppia perché per produrre c'è un rapporto, anche se i numeri dicono per produrre una filiera carne 1 a 15. Mangiare un chilo di cereali costa meno all'ambiente, un quindicesimo, un sedicesimo in meno di una bistecca. E quindi o si farà costare la bistecca a tal punto che si ridimensiona e chi vende la carne prende lo stesso, chi la vuole pagare la paga, ecco. Perché il costo ambientale deve essere pagato da chi lo produce. Ed è giusto questo. Produci la carne, produce CO2, produce metano, produce tutto, è giusto che te la paghi. Una bistecca, una fiorentina costa 1 milione di euro, non lo so, dico io. È l'unico modo, perché sennò la gente, più li proibisci, con la proibizione crea le barriere, aumenta l'interesse. Se le donne ci corressero dietro, non ci piacerebbero più. È un concetto, la stessa cosa vale, è psicologico. Poi naturalmente Francesco gli corrono dietro e ha trovato un compromesso. Dico bene, Francesco? Quindi sfrutta la sagra. Qual è il cliché della sagra ideale? Torna a quella di prima, vai indietro. Ecco, questi sono i valori che una sagra ideale dovrebbe sviluppare per essere utile alla società. Deve sviluppare una cultura gastronomica legata alla salute. Cioè divulgare informazione. Poi è come il coltello, se mi taglio una mano non posso proibire i coltelli, devo utilizzarlo. Il secondo, divulgare cultura e conoscenza attraverso mostre, attraverso cose, non solo sul cibo, sull'ambiente, sul territorio, sulla storia, su queste volte. Poi divertimento e musica. Noi andiamo nell'era della creatività. La musica, come la socializzazione, è uno degli elementi che stimola l'emisfero destro, l'emisfero creativo, sinistro razionale, destro creativo. Quindi il divertimento, il ballo, gli spettacoli, i giochi, soprattutto se vogliamo creare un'integrazione tra generazioni. Il rispetto dell'ambiente è un'occasione. Parlavamo della bistecca, già facendolo sapere tutti, quando va a casa che vede la bistecca non ha più voglia di mangiarla. Se stimoliamo una coscienza, lo deve fare per scelta, non per imposizione. Il rispetto per l'ambiente è quindi un elemento importante, anche se gli argomenti come l'ortica, che è una pianta, anche il tartufo è una pianta che non richiede input, dovete cercarvela, nasce solo o lo trovate solo in ambienti dove non c'è inquinamento. Socialità e solidarietà, sottolineo questo, una sagra che non mette fuori una parte dei soldi per un interesse sociale finalizzato, perché sennò dar via dei soldi non produce valore. Conoscenza del territorio, approfondiamo la storia, la Magna Grecia, tutto quello che vi caratterizza, il neolitico e la rivoluzione. Lo sport e le passioni. Lo sport è un elemento importante da mettere dentro, perché lo sport è relazione, ma lo sport è disciplina. È un elemento fondamentale soprattutto per i giovani. Poi serve a noi, perché quella famosa generazione che dicevo prima, degli anziani attivisti,
che ritorna in scena proprio in questi giorni e nessuno ci tira più via, è proprio quello di dare una mano, perché abbiamo visto che si poteva vivere con meno, abbiamo un'esperienza e non abbiamo un approccio a breve. Lei pensa che io ho un approccio a breve perché muoio presto. Nella realtà non ho fretta del risultato, perché ho una situazione più stabile, non ho bisogno della pensione, ce l'ho già, non ho bisogno di pensare al futuro, ce l'ho già, posso essere utile socialmente e ritorno in scena. Quando è che esplode l'Alzheimer? Esplode quando è che la depressione? Quando una persona perde ruolo. Questo è un fatto importantissimo. Io mi sono trovato, e ho finito, con un signore a casa di Moser. Un giorno Moser mi chiede, viene la moglie di Moser e dice: mi lanci lo spumante, devo lanciare il Trento Doc. Io tra l'altro non bevo manco vino, però sapendo che bazzico in questo mondo, mi hanno fatto fare il lancio. Mi sono portato dietro una sagra e a un certo punto un signore di una sagra dell'età di 87 anni ha preso il microfono alla fine della manifestazione, facendo piangere tutti. Avevo giornalisti del Corriere dappertutto, perché a casa di Moser sono venute e conosciuto, ha detto: io in 10 anni che frequento la sagra di Berra, pensate, un paese dove c'è la sagra della zanzara, dopo ve ne parlo, la sagra della zanzara è andato sul Washington Post, sono riusciti con un indicatore ambientale negativo a diventare famosi in tutto il mondo, ha detto: io vivo in mezzo a ragazzi di 15, di 20 anni, si è messo tutti piangevano in sala, un uomo di 85 anni da solo che non ha più nessuno, dice: io ho un ruolo nella società, tutto l'anno. Guardate, sono cose che hanno un valore altro che PIL, queste cose qua. Hai capito? Ci sono delle comunità che sanno creare, e non per creare danno ai ristoranti, ma per creare valore a questi. Quindi una volta sfrutta la sagra deve diventare un movimento, nel senso di dire che se fanno queste cose utilizziamole. Intanto per trovare qualche soldino da dare nelle scuole e negli ambienti che non hanno più da andare avanti. Non c'è più una scuola che regola con la sicurezza, non hanno più la carta igienica. Vi rendete conto? E tutti i giorni viene fuori uno scandalo. Ecco, attraverso questo noi riandiamo a controllare la società, perché uno degli elementi per cui la società è degenerata è che abbiamo appaltato l'interesse della cosa pubblica, no? Quindi i figli non erano più in casa, devono andare all'asilo perché bisogna lavorare, i vecchi devono andare al ricovero perché disturbano, chi è andato a lavorare, la società non ha investito in queste cose, deve riscoprirle. La sagra può dare un piccolo contributo, perché è un contributo di relazioni. Dopo vi parlo della comunità. Ho finito. Facciamo un partito di sfrutta la sagra. Chi ci serve? In streaming vorrei invitare poi al prossimo evento che sarà trasmesso in streaming, cioè con Guido Mosca di Fairtrade, ci spiegherà martedì 3 alle 9, ci spiegherà quello che è il rapporto della certificazione etica e dei prodotti locali, e ci illustrerà un progetto di Fairtrade appunto sui prodotti locali e quindi come applicare la certificazione etica anche localmente. Vi ringrazio, arrivederci.